Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Ieri un altro confronto a suon di parole, quello tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi. I due si sono ritrovati nel salotto, Antonella stava parlando un po' con tutti, c'è stato anche un riavvicinamento di Antonella con Oriana Marzoli, ma proprio Edoardo, che stava facendo la doccia ed era anche senza il microfono, ha sentito le parole dei intervenuto. Secondo Antonella, Edoardo ci avrebbe provato spudoratamente con la Murgia, avrebbe un'attrazione per la stessa, ma Antonella è convinta ormai di quello che dice, anche per degli atteggiamenti passati. Edoardo dal canto suo cerca di contraddire e dice: ma secondo te, se io avessi avuto un'attrazione ci provavo di fronte a te? Tutti quegli atteggiamenti che ha fatto vedere Alfonso Signorini in diretta erano lì vicino a te, la maggior parte stavi tu vicino a noi, secondo te se ci fosse stato qualcosa di serio l'avrei fatto davanti a te? Queste le parole di, ovviamente, di Edoardo, ma Antonella è convinta di quello che dice, ed è talmente convinta Antonella che poi parla anche con gli altri VIP, ovviamente si sfoga con gli spartani. Ha fatto schifo, ha detto Fiordelisi, ha avuto veramente ieri quel risveglio traumatico, la rabbia dell'ultima puntata non è stata smaltita completamente, l'ultima puntata è stata probabilmente, come detto, la più pesante per la coppia iconica di questa edizione, dopo la rivelazione proprio di Edoardo e su Nicole Murgia e quello che c'è stato. Antonella Fiordelisi ha smascherato Edoardo dicendo proprio: ecco perché mi ha chiesto una pausa, stava parlando proprio con Matteo Diamante. Matteo, noi stavamo insieme quando ha fatto quelle cose, non mi aveva detto che ci eravamo lasciati, nel frattempo ha fatto questo schifo. Inizia così la riflessione di Antonella in merito alle azioni maliziose, ovviamente secondo Antonella, di Edoardo Donna Maria nei confronti di Nicole. Lei viene anche, diciamo, confortata in qualche modo da Nikita, che incalza e le rammenta quanto fossero però effettivamente in un momento di pausa. A quel punto la giovane asserisce: guarda caso la pausa è per fare queste cose con gli amici, vi ricordate quando ha detto che con me non si sente se stesso? Era per fare queste cose, dice Antonella, nonostante la ferma convinzione di Antonella che vi sia un collegamento tra la pausa con Edoardo e le sue ultime reazioni. Sia Davide che Matteo sembrano volerla dissuadere da tale convinzione, portandola a razionalizzare la questione, dicendo: tu ti sei innamorato e vedi questa roba? Ci sta che vai fuori di testa. È chiaro che ovviamente anche Antonella con Antonina aveva avuto quel flirt, però all'inizio era tutta un'altra cosa, e infatti lo sottolineano sia Matteo che Davide: nel caso tuo ci sta finché non manchi proprio di rispetto. Infatti il fatto di Antonina era proprio all'inizio della loro relazione. Intanto amici di Nova News 24, i confronti ieri sono stati accesi tra Edoardo e Antonella, anche quando il povero Edoardo faceva la doccia, ma sicuramente oggi sarà un'altra giornata di fuoco. Vi terremo aggiornati, intanto diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.